Accogliamo con gioia in questa piazza storica di Roma i leader religiosi che partecipano all'incontro internazionale di preghiera per la pace. Nessuno si salva da solo, pace e fraternità. Anche dell'induismo. Vescovo Gerald James Ernest, direttore del Centro Anglicano. Cari amici e care amiche, al termine di un'intensa ora di preghiera per la pace, la Repubblica Italiana dà il benvenuto a questa importante assemblea. Lo spirito di Assisi si rinnova oggi a Roma, in un tempo segnato da gravi minacce globali che provocano sofferenze, povertà e timori. Ci è data la possibilità nuovamente di incontrarci in questo periodo difficile per l'umanità intera, ma allo stesso tempo propizio per interrogarci, meditare, pregare ed agire per costruire una società migliore. Siamo presenti questa sera con persone di diverse tradizioni religiose per comunicare un messaggio di pace. Questo manifesta chiaramente che le religioni non vogliono la guerra, anzi smentiscono quanti sacralizzano la violenza, chiedono a tutti di pregare per la riconciliazione e di agire perché la fraternità apra nuovi sentieri di speranza. Infatti, con l'aiuto di Dio, è possibile costruire un mondo di pace e così fratelli e sorelle salvarsi insieme. Grazie. Ora invitarvi ad alzarvi ed osservare un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime della pandemia da Covid-19 e di tutti coloro che sono morti a causa della guerra, del terrorismo, della violenza in ogni parte del mondo.